attenzione. Il nostro primo ospite oggi alla nostra trasmissione è un giovane polacco, si chiama Dawid Kownacki, ha 32 anni il prossimo giugno ed è un artista che nel nostro comprensorio ha già ottenuto notevole successo. Intanto hai realizzato l'affresco più importante in una chiesa della provincia di Massa Carrara, nella chiesa di Conevara. Che cos'è quest'opera che hai realizzato? Quest'opera è Cristo misericordioso, Cristo risorto che si mostra all'umanità con due raggi che sono sangue e acqua che scaturiscono dal suo cuore. È un Cristo grande, che non solo per le dimensioni, ma è un'immagine che è importantissima, che è stata rivelata a una suora Faustina, santa suora Faustina, che è una grande santa polacca. E questo dipinto è importante anche per me, perché è un dipinto che in qualche modo mi aiuta anche a attraversare la via della mia vita, quindi certo. Illumina la mia strada e per questo per me è importante. Senti, tu sei nato in una città vicino fra Danzica e Varsavia, abbiamo detto 32 anni fa. L'amore per l'arte, per la pittura, nasce subito in te? Cioè, penso di sì, quando mi ricordo sempre ho questa grande voglio dipingere questo. Ti è sempre piaciuto, sì. Sì, poi da quando avevo 12 anni ho cominciato a dipingere già sull'olio, cioè sulla tela con l'olio, quindi mi sono già fatto questa l'idea di essere un pittore e ho sempre delle aspirazioni grandi e volevo sempre. Cioè, questa è la mia strada che volevo percorrere. Senti, nel 91, quindi giovanissimo, tu hai lasciato la tua terra, la Polonia, e sei arrivato in Italia. Ti sei iscritto alle Belle Arti di Carrara, al Liceo Artistico di Carrara, hai preso il tuo diploma e poi dopo ti sei stabilito direttamente a Carrara, in un posticino lì vicino dove tu vivi. Dove esattamente? Allora, c'era stata un po' più complicata, perché da quando ho fatto il liceo artistico. Intanto, scusa se ti interrompo, vediamo anche le immagini delle opere che Dawid ha realizzato nel corso della sua carriera. Beh. Allora, ho cominciato con il liceo artistico a Carrara, dopo l'esame di maturità cercavo mi sono trasferito a Venezia, lì dove ho fatto 2 anni di accademia, dopodiché ho fatto anche 1 anno a Roma e l'ho finito a Carrara, quindi nel frattempo l'ho girato perché volevo gustare dei luoghi di grandi pittori, di grande arte, come quella di Venezia, quella di Roma. E poi sono tornato qui in questa terra apuana, che sono particolarmente innamorato, anche perché c'è il mare e i monti, è una ricchezza che purtroppo nella mia città siamo molto distanti da uno all'altro, e dove faccio una vita tranquilla, e ho la mia famiglia, ormai mi sono stabilito in questa zona. Ecco, perché la scelta dell'Italia? L'Italia è un paese solare, è tutta un'altra cosa, cioè, rispetto alla Polonia che rimane piuttosto grigia. L'Italia è un paese del sole, della musica, della pittura, di allegria, cioè del gusto della vita. Ecco, io Davide, qui ci vivo perché ci vivo bene. Ecco, per la tua formazione di artista, e poi dopo mi vorrei dire che cosa significa, come sei stato definito l'artista della luce, ma me lo dici dopo, per la tua formazione artistica è stato importante la cultura, l'arte e la storia di questo paese che ti ospita per crescere? Ma certo, il Rinascimento italiano è stato importante per tutta l'arte di tutti i tempi, sono stati dei pittori italiani che hanno, partendo da Giotto, poi ovviamente Leonardo, Michelangelo, eccetera, sono grandissimi pittori del Rinascimento che a me mi dicono molto anche oggi, anche perché io penso che viviamo nei tempi che potrebbe esserci un desiderio di un nuovo rinascimento anche nei nostri tempi da questa realtà in cui viviamo. Quindi penso che anche il mio scopo della mia pittura è quello di annunciare dei valori che penso che sono stati un po' smarriti, lasciati da disparte nel XX secolo. Quindi la scoperta dell'Italia, artisticamente parlando, ha significato una grande maturazione per te, sì? Eh sì. Senti, tu sei definito, come dicevo poco fa, l'artista della luce. Perché? Per me la luce non è solamente un fatto ottico, ma la luce è Dio, è Cristo che si mostra come la luce del mondo.
È questo per me l'importante, non mi interessa tanto la pittura, neanche la luce, quanto la divinità che cerco di esprimere, la spiritualità che non è visibile, ma cerco di dargli la forma, dargli il colore, farla visibile anche agli altri. Vorrei far mostrare quello che gusto nella mia anima anche a altri uomini. È un'esperienza così. Ecco, io ho in mano la tua tesi fatta per, vediamo un po' se possiamo farla vedere un attimo, la tua tesi fatta per l'esame all'Accademia di Carrara. Su che cosa hai improntato la tua tesi? Il titolo dice già tutto, nel senso l'artista di fronte al mistero della luce di Cristo. Penso che questo già avevo annunciato prima. Questo mettersi di fronte a Cristo, la luce, Dio che è la luce e l'amore. E questa è l'esperienza che faccio attraverso la pittura, è quello che cerco di... Ecco, invece questo corso di perfezionamento in arte per la liturgia dove è stato conseguito? All'isola, in Abruzzo, all'isola del Gran Sasso, al santuario di San Gabriele. È stato è un corso molto molto importante per me che mi ha affermato le tue conoscenze, sì, le mie conoscenze, mi ha accertato che la strada che cercavo di percorrere sia la strada giusta, e mi ha aiutato anche a capirla meglio, anche dal punto di vista così teoretico. Diciamo. Certo. Senti, quante ore lavori al giorno? Al giorno poco, di notte lavoro spesso. Notte. Perché la notte? E la notte mi dà... È in contrasto con la luce. La notte. Sì, forse proprio in questa atmosfera notturna, questa luce, anche nel silenzio della notte, si riesce meglio a entrare in questa relazione, diciamo, con anche con me stesso, con la mia anima stessa, anche perché il giorno porta tante diciamo, preoccupazioni quotidiane che magari distraggono un po'. Quindi la notte è un luogo in cui io ci lavoro e mi piace scoprire questa luce e mostrarla attraverso la pittura, nei miei quadri. Un'altra tua importante opera si trova nella chiesa di Sant'Anna a Forno. Lì che cosa è stato fatto? Lì c'è stato all'anniversario del 60esimo, c'è stato l'eccidio durante la guerra, quindi... Quello di Sant'Anna di Stazema, 12 no, agosto 44. Un altro Sant'Anna. Una Sant'Anna. Quello del 13 giugno del 44, sì. Allora. Mi hanno chiesto di rappresentare queste vittime, questi 68 ragazzi, che poi ci sono anche altri, come... Cioè, io ho rappresentato questi ragazzi che si mostrano di fronte al trono del Signore, di fronte al crocifisso. Io spero che tutti loro sono risorti in Lui stesso. Io penso che il Dio stesso è stato ucciso in loro, è per quello che è capitata questa disgrazia poi anche durante la festa di Sant'Antonio. Cioè, è una storia molto, molto dolorosa sempre lì a Forno, anche tuttora. Anche perché tutti i maschi sono stati ammazzati del paese, quindi è stata una disgrazia veramente. È stato per me anche un grande onore poter dipingere le loro facce, i loro propri visi, prese dalle foto, prese dai familiari. Noi intanto continuiamo a vedere le immagini delle opere che tu hai realizzato. Preferisci la pittura acrilica, perché? L'acrilico mi dà dei vantaggi tecnici. Per 15 anni dipingevo solamente con l'olio, ma quando ho scoperto acrilico penso che si riesce per certe cose anche a superare certe cose dell'olio. Cioè, è una scelta della tecnica. E poi c'è anche il vantaggio che non ha degli odori strani, quindi ecco. Posso dipingere in casa con i bambini senza problemi. Per esempio, questo particolare che vediamo che cos'è? Queste sono le stazioni della Via Crucis, realizzate per le scuole di Santissimo Sacramento di Roma, che mi hanno chiesto queste immagini per un loro libro che stanno pubblicando ora. Sono 34 stazioni, l'ho già detto. È stata un'esperienza molto bella, perché non mi sono mai permesso prima di affrontare questo tema così, con questi particolari. Ecco, diciamo. Ecco, una cosa interessante che credo piaccia molto capire come funziona.
un tema che non avevi mai affrontato prima. Quindi prima di dipingere, suppongo che dovrai studiare certo. esattamente tutto quello che proprio. Come funziona dall'idea che nasce nella testa all'applicazione pratica? Quali sono i passaggi che un artista fa? I passaggi sono, forse specificarli così non è semplice, perché è sempre un'esperienza nuova. Comunque io penso che il quadro si costruisce durante... Certo, ci deve essere l'idea, ci deve essere la preparazione del così livello di conoscenza, però penso che il tocco finale è proprio l'esperienza di fronte al quadro, quindi è il quadro che mi dice, che mi guida, che mi indica molte cose, e io sono per primo a scoprirlo. E questa è un'esperienza fantastica. E tutte le volte poi se tu fossi ispirato, insomma, qualcosa del genere, l'arte riesce a fare anche queste cose? Io penso di sì. È bellissimo questo. È un'esperienza stupenda, perché dà una gioia, una felicità interiore, è una sensazione bellissima. Senti Davide, soltanto temi sacri affronti oppure hai fatto anche delle esperienze diverse? Ho fatto diverse esperienze, ma che comunque sempre c'è stato questo richiamo, e poi da qualche anno, da 3-4 anni, forse anche 5, questo tema è entrato, mi è entrato proprio nel sangue, lo vivo. Non lo so, fa parte del mio, cioè, non lo so, poi mi viene sempre richiesto e io sono felicissimo di poterlo realizzare. Certo, faccio anche dei ritratti se capita, però questo è un tema che io amo particolarmente, è un tema che penso anche di poter offrire di più. Questo è l'unico tuo lavoro sì. al quale dedichi tutta la certo. tua energia, tutta la tua conoscenza e tutta la tua cultura artistica. Sì. Io mi ero preparato tante domande per questa trasmissione, ma poi parlando con questo giovane artista polacco dal 1991 nel nostro paese, vive nella terra di Apuania, si è specializzato prima al liceo artistico a Carrara, poi l'Accademia, poi l'esperienza a Venezia, l'esperienza a Roma, vado decisamente fuori dalla scaletta che mi ero preparato, perché è molto più interessante conoscere aspetti della crescita artistica di questo ragazzo. Dal 90, quando sei arrivato in Italia, ad oggi, se tu dovessi vedere un tuo lavoro fatto nel 92, nel 93 e un lavoro fatto oggi, la vedi la crescita, lo spessore artistico, la cultura pittorica cresciuta? Sei maturato molto in questo periodo? Ma se lo dico io penso vale poco. Ma... No, il pittore, l'artista credo, non il pittore, è sempre molto, molto attento, molto severo nel giudicare il proprio lavoro. Spesso il pittore è quello che prende, strappa tutto e butta via perché non si rivede nella realizzazione che ha fatto. No? Quindi secondo te sei cresciuto molto dal punto di vista pittorico? Cioè io penso, posso dire una cosa che forse mi viene in mente adesso, ma... Prima dipingevo dipingevo per me stesso, è una specie di sfogarsi anche, perché facevo anche dei quadri molto espressivi, eccetera. E ora penso che quello che faccio non serve solo a me, che può servire a qualcun altro, quindi questa forse è la differenza tra quello che facevo prima e quello che faccio ora, perché so che quello che faccio ora, che non sempre, ma spesso mi trovo di fronte alle persone che gli dà qualcosa, e questo penso che sia il senso proprio di questo mio lavoro, e perché gli do così tanta importanza, altrimenti sarebbe solamente un hobby che uno lo lascia così domenica e si fa altre cose durante la settimana. Diciamo, io mi sono dimato tutto il tempo perché è la cosa, è il meglio che posso dare di me. Assorbe tutte le tue energie. Sì. A quale progetto stai lavorando in questo momento? Ora c'ho sempre delle cose. Ora ho preparato un bozzetto per un altare a Cinquale, sono 150 metri di superficie che rappresenterà la trasfigurazione di Cristo Signore a Monte Tabor. Questo è un progetto che dovrebbe essere realizzato in questi mesi, quindi ci sto lavorando su questo. Poi ho sempre altre cose, ho appena finito i quadri qui anche per Viareggio, ho fatto un quadro per la chiesa di Miliarina, di Annunciazione. La nuova chiesa? Sì. Bene, io spero di poter ospitare nuovamente David nella nostra trasmissione, perché è un giovane che credo abbia davanti a sé una bella strada da percorrere, soprattutto in questo settore specifico dell'arte della pittura. David Kownacki, ho pronunciato bene, sì. Difficilissimo il suo cognome da pronunciare, giovane polacco che nel 91 si trasferisce nel nostro paese e qua sta percorrendo
tutte le tappe che io auguro con tutto il mio cuore lo portino il più lontano possibile, proprio perché merita e merita moltissimo. Grazie Davide, spero di ospitarti ancora in questa trasmissione, magari per parlarci dell'ultimo lavoro importante sul quale stai lavorando. Io restituisco la linea alla regia.